Secondo l'allarme dei sindacati, nei prossimi mesi quasi 500.000 di persone rischia di restare senza reddito. Le risorse per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, infatti, stanno per finire e le risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2013 sono insufficienti. Con queste premesse, CGIL, CISL e UIL hanno organizzato un presidio a Piazza Montecitorio per sollecitare il finanziamento, ma soprattutto trovare almeno le risorse per coprire l'anno in corso. Allora, noi siamo in una situazione schifosa, la nostra fabbrica ha chiuso, siamo andati in cassa integrazione in deroga, adesso è finita, aprile è finita, ci troviamo senza niente, non possiamo lavorare, non abbiamo cassa integrazione, avevamo però bollette, tutto quello che c'ha la gente normale, no? Io non voglio la cassa integrazione per non fare niente, io voglio lavorare, se anche sto in cassa integrazione mi dessero un lavoro, no? Qualunque cosa, io non ho problemi, faccio qualunque cosa, però voglio una dignità. Devo venire a Roma a elemosinare, siamo, capì quello che succede? Devo venire a elemosinare che 710 euro, 710 euro, perché la signora Fornero ha fatto un disastro. Io st'altrando andavo in pensione, lo sa quando ci vado? Nel 2019, se tutto mi dice bene. Sono qui comunque perché sono un esodato, sono questi cosiddetti 400-390.000 esodati, ma anche e soprattutto per solidarietà con tutto il mondo del lavoro, insomma, che in questo momento subiamo un attacco incredibile, insomma, no, al liberismo che ancora resiste e vuole dettare legge. Nonostante in quest'ultimo anno abbiamo visto che anche i notevoli economisti che un anno fa si esprimevano a favore abbiano ripensato e hanno considerato di cambiare, insomma, strategia politica economica, perché abbiamo visto che ci porta in un baratro. Il problema è che vengo da Ascoli Piceno, che è una realtà completamente colpita da questo fenomeno, cioè tutte le fabbriche, le realtà industriali che avevamo praticamente sono andate via o hanno chiuso e di conseguenza non riusciamo più a pagare queste forme così, cassa integrazione e mobilità, ora a giugno scadono. Sappiamo già per certo, in CGL lo vediamo, che questi soldi emanati non bastano. Tra l'altro vi posso dire che faccio volontariato all'INCA, insomma, nello SPI, perché mi hanno chiesto ovviamente di dare una mano e affrontiamo delle realtà incredibili, insomma, non riusciamo a dare risposte, ci mettiamo tutto il cuore, tutta la forza che abbiamo dentro, ma le difficoltà sono veramente tante. Stiamo cercando di dare risposte al paese, che vuol dire queste persone che stanno qua, che rischiano di non avere in giro di poche settimane, di non avere più l'indennità di disoccupazione, questo vogliamo fare. Onorevole, dove trovare i fondi che servono per la cassa integrazione? Secondo me bisogna rivedere il percorso di rientro dal deficit, perché noi non possiamo trovarli mettendo altre tasse o tagliando altra spesa sociale e quindi bisogna rivedere quel percorso e trovare queste risorse nel giro di poche settimane, perché non possiamo lasciare nessuno in mezzo alla strada. Noi siamo metalmeccanici, ex metalmeccanici, siamo cassa integrazione in deroga, la situazione almeno nel nostro territorio è drammatica. Noi veniamo da Ascoli Piceno, praticamente erano tutte aziende che avevano il cervello da un'altra parte e il braccio operativo giù da noi, con la crisi praticamente hanno tagliato tutto il resto, qualcuno è tornato a casa, qualcuno è andato all'estero e lì da noi è... abbiamo la zona industriale che è praticamente una fila di capannoni chiusi. Com'è la situazione in Sardegna? La situazione è al collasso. Oggi abbiamo la fortuna che ancora è un'emergenza economica, con il rischio di diventare un'emergenza sociale, perché la gente non ce la fa più. E quando la gente non ce la fa più, non si ragiona più con la testa ma si ragiona con lo stomaco, e siamo fortemente preoccupati che si torni indietro di tanti anni e fenomeni che abbiamo accantonato, quali banditismo, quali omicidi a catena eccetera, possano ritornare. Questa è la nostra grande preoccupazione, per questo siamo qui a chiedere ancora una volta di cercare di dirottare risorse per il lavoro. In questo momento transitorio che vengano erogati gli ammortizzatori sociali, perché la gente è al collasso e alla fame. Qui ci sono in piazza persone che non hanno più la cassa integrazione e che non possono pagare il mutuo. Come dovrebbero comportarsi? Giustamente, come stanno facendo adesso, cercando legittimamente di avere quel minimo di reddito che consente appunto di sopravvivere. Poi non è a loro che compete la responsabilità di creare opportunità lavorative. Le opportunità lavorative competono ad altri. Allora, per cortesia, che facciano un governo di qualunque schieramento. Ormai destra e sinistra non ci appartengono, sono concetti che non ci appartengono più. Oggi noi abbiamo problemi da risolvere. Chi lo vuole risolvere, noi siamo con lui.
Ci stiamo pensando, speriamo che riescano nessun'altra a farceli dare. Ma manovra però che complichi ancora di più la situazione? Mi auguro veramente di no, perché a parte i lavoratori, i problemi ce ne sono in tutti i settori. Io provengo dagli enti locali e i comuni sono veramente disperati per i tagli che hanno subito da quest'ultima manovra, per cui mi auguro che non ci siano altri tagli. Dobbiamo lavorare in prospettiva. Ma Grillo mi pare peggio di quest'altri, a me. Perché? Perché Grillo c'aveva l'occasione da mettere Berlusconi al palo e non l'ha fatto. Perciò che sei tu? Non vuole fare niente, cioè non lo vuoi fare con quello, fallo con quell'altro. A noi non ci interessa, basta che lo fanno. Ha fatto bau bau bau, non è stato buono a fare niente. Basta che lo fanno. Ecco che è stato. E basta. Sono 20 anni sentimmo sempre le stesse parole. Non cambiano.